La politica risponda alle richieste del territorio. Non è uno dei tanti slogan che si spendono in piazza, ma le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata per le vittime della mafia pronunciate lo scorso 21 marzo a Casal di Principe. Parole fatte proprie dal comitato di Via Fornace Bizzarri, uno degli oltre 50 comitati ed associazioni che hanno partecipato questa mattina alla grande manifestazione di protesta contro le scelte dell'amministrazione comunale. Nella fattispecie si vuole smantellare un parco pubblico, l'unico della zona, per realizzare un asilo nido che può benissimo trovare posto in un'altra area e poche centinaia di metri. Ma è solo uno dei tanti esempi di come, secondo i manifestanti, Masci intende cementificare la città a discapito del benessere e della salute. Centinaia di pescaresi che questa mattina hanno preso parte alla manifestazione non per dire no a prescindere, ma per chiedere maggiore coinvolgimento nelle scelte strategiche per lo sviluppo della città. Il sindaco dice che noi siamo invasi dalla sindrome di NIMBY. No, semmai è il comune che è invaso da questa sindrome, che pensa che Pescara sia il proprio cortile. Tutta questa partecipazione vuole dire che vuole essere coinvolta, e non si possono fare delle scelte dall'alto che vanno a intercettare pesantemente la vivibilità della città. Ed è emblematico che tutto questo è nato dal verde, perché ormai per tutti è consapevole che l'ambiente è un pilastro essenziale per la vivibilità. Non si possono strappare i parchi, non si possono togliere i viali alberati, perché togliamo l'aria e quindi togliamo la salute e mettiamo ancora più colore e quindi togliamo ancora più salute. Altro esempio emblematico, gli orti urbani di Via Santina Campana, realizzati con una spesa di 80.000 euro solo qualche anno fa, che rischiano di essere smantellati per far posto a un'opera pubblica. 5 anni fa sono stati costruiti questi orti urbani che hanno dato dignità a un'area che era completamente abbandonata, hanno creato una socialità, un'integrazione degli abitanti del quartiere. Noi abbiamo adottato anche un piccolo parco che è a fianco agli orti urbani, lo curiamo, quindi facciamo risparmiare anche soldi al comune. Il comune ha speso 80.000 euro per costruirli. Dopo 4 anni ha deciso di distruggerlo per farci un asilo nido. A me sembra un'operazione completamente senza senso. Quindi stiamo protestando affinché gli asili, che pure servono assolutamente, si facciano in luoghi senza andare a distruggere il verde che è assolutamente necessario per la città di Pescara.